Mio nonno aveva una scimmietta. Era un seimiri. Era salita su una qualche nave ed era scesa al porto di Genova, spaesata e impaurita. E per caso si era ritrovata sulle Alpi tra le mani di mio nonno. Lei si fidava solo di lui. E in qualche modo sono molto affezionato a queste scimmiette. Non sapevo che Vivo parlasse di questo. Si tratta di un film Sony Pictures Animation e questa non è una recensione. Ma voglio raccontarvi ciò che ho provato, perché penso che questo film sarebbe potuto essere uno dei migliori di sempre. Siamo a Cuba. E Andrés è un anziano musicista che dà spettacolo in piazza, proprio come faceva mio nonno. Gentile pubblico, lo show è per di qua, Andrés e Vivo, il Kinkajou, non parlano la stessa lingua, ma si capiscono grazie al suono della musica con cui entrano in contatto, ipnotizzando i passanti con il loro ritmo irresistibile. L'anziano vive delle monetine che riceve dai passanti e lo fa per scelta, perché è sempre stato musicista e non c'è nulla per lui più importante della musica e del piccolo Vivo. Il film si apre proprio su una loro performance. Il ritmo della regia ti cattura. Ogni cosa è in movimento. E non puoi non sorridere vedendoli esibire insieme. Lui Andrés e fa. Il film è molto bravo a farti affezionare a questi due. Vedi l'intesa che hanno, vedi la spontaneità che hanno, e puoi divertirti a guardare lo sfondo e vedere come sia denso di dettagli e cose che accadono in sordina. Vorresti quasi che la canzone durasse per sempre. Perché i due personaggi sono tanto interessanti da bastare per tutto il film. Non ci sono due turisti che ballino allo stesso modo, così come Andrés e Vivo hanno due stili del tutto diversi, ma che insieme sono pazzeschi. Ti entrano nel cuore. Ma come ogni storia, qualcosa deve andare storto. E Andrés riceve una lettera, un invito ad un concerto. Solo ora Vivo scopre che da giovane Andrés era un musicista con una carriera davanti. Era innamorato di Marta Sandoval, ma lei era molto più brava. E prima di poter iniziare una relazione, Marta fece carriera e Andrés fece finta di non amarla. Aveva paura che lei rinunciasse a delle opportunità per stare con lui. E Marta prese un aereo per non tornare mai più. E ora Marta è famosa, ha fatto la sua carriera e ormai è finita. E deve andare in pensione. E ha invitato Andrés al suo ultimo concerto a Miami perché non si è mai dimenticata di lui. Andrés aveva scritto una canzone per lei, ma non aveva mai avuto il coraggio di cantarlo. Andrés voleva raggiungerla a Miami per rincontrarla e cantarle la canzone e farle sapere che la ha sempre amata. Ma Vivo, per la prima volta non capisce Andrés, non capisce che cosa stia succedendo, e cantano insieme questa canzone in cui discutono. E capiamo che il film sarà un viaggio in cui Vivo dovrà imparare a comprendere Andrés come non aveva mai fatto prima. E il piccolo Kinkajou si arrende a iniziare il viaggio anche se controvoglia. E la mattina della partenza, Andrés non si sveglia più. La scena è straziante, la canzone vola via. C'è silenzio. Il fiato è sospeso. Vivo rischia di perdere la canzone. Ed è tutto ciò che gli resta. È disperato e corre e corre. Finché non riesce a recuperare quest'ultimo foglietto. E il giorno del funerale non riesce a dire addio ad Andrés. Anzi, Vivo, il giorno del funerale, canta una canzone dove si chiede dove sia la musica ora. E preso dallo sconforto, inizia a crescere in lui la determinazione e decide di consegnare la canzone lui stesso a Marta Sandoval.
ricordi com'era il mondo. Perché questo è l'unico modo che ha per avere un'ultima canzone con Andrés. E si nasconde nella valigia di una bambina, Gabi, che ha incrociato al funerale e riesce ad arrivare a Miami. Gabi è disperatamente in cerca di una personalità e non riesce a identificarsi nelle altre bambine. E canta una canzone su questo. Saltiamo sul ritmo potente, è il nostro e basta incessante. Nel batti nel cuore e nella mente, questo è il nostro tamburo battente. Gabi è esagerata, rumorosa, chiassosa. E il problema è che da questa canzone in poi tutto il film sarà così. Per i primi 30 minuti il film era perfetto, ora è un casino in cui, ti prego, ti imploro, sta zitta! La mia stessa reazione. Che fine ha fatto il film che stavo guardando? Mi hai costruito uno stile e dei personaggi che ho abbandonato all'improvviso per avere questo? Finisco per detestare la bambina, tanto per iniziare per la quantità di chiasso che la circonda fin dalla prima apparizione. Ma poi lei riceve in eredità tutto ciò che Andrés aveva di prezioso e non lo sa apprezzare. La sua prima apparizione al funerale è stata una bambina molesta e non riesco a non vederla così. In un momento in cui tu, anzi io, spettatore, sono triste perché ho perso un personaggio a cui mi ero affezionato, c'è questa bambina viola che mi disturba sia visivamente che in ogni altro senso. Mi canta un'intera canzone su quanto lei sia diversa. E vediamo che sia diversa, ma nel pratico... Oh, poverina, deve mettersi una divisa per fare la scout. Questo è il suo grande dramma. Ragazzi, c'è differenza tra essere diversi e avere la fobia di amalgamarsi. Prima il film parlava a me, ora non più. Nonostante io da piccolo fossi quello diverso, o non meno di Gabi, non la sento umana, non la sento viva, non mi somiglia. Ma anche l'ambientazione non è più reale, ci sono queste tre scout che inseguono Vivo e no, non hanno senso della misura. E hanno ragione, perché un Kinkajou a Miami porta malattie, andrebbe messo in quarantena come dicono loro, e fanno un discorso sulle vite in pericolo a causa delle malattie, ma poi cambiano idea perché Vivo è simpatico? Se sei pericoloso per l'ecosistema non smetti di esserlo perché sei buono. Il film era iniziato in modo realistico, ma ora abbiamo diversi animali che parlano, anzi... che hanno una società, c'è una dittatura nella palude gestita da un serpente con la voce di Jansante. Ma che c'entra tutto questo con il film che abbiamo visto fino ad ora? Ma questo film non è questo film. Uno è colorato, pop, denso di personaggi e animali parlanti. Uno è immersivo, realistico, vecchio stile, dolce, intimo. Uno parla del profondo rapporto tra due personaggi e dal passato drammatico. Uno parla della rivalsa di una bambina contro una società che non l'ascolta e per qualche motivo anche di animali parlanti. Ecco, io e il mio amico Taco abbiamo cercato di teorizzare questa caratteristica, l'abbiamo chiamata l'effetto superconnessi, o effetto Vivo. Effetto superconnessi perché nel trailer di Superconnessi, il film che poi si sarebbe chiamato I Mitchell contro le macchine, sembrava che il film iniziasse parlando di una gita familiare, un road movie classico sul rapporto tra genitori, figli, tecnologia, ma poi BAM! La fine del mondo! Un film sulla rivolta dei robot, molto action e poco realistico. E ricordo che i commenti erano circa tutti... ma che cazzo? Tranquilli, poi il film non è stato così, anzi è stato fantastico, ma c'è questa cosa che capita a volte nei film, dove si inizia a raccontare un film, ma poi si cambia idea all'improvviso. E non è detto che diventi migliore o peggiore, ma di certo diventa un altro film. In alcuni film succede in modo più pacato, come in Up o in Wall-E, che iniziano con un film di un tipo, ma poi c'è una svolta improvvisa, e il film che stavi guardando non c'è più. Conoscete esempi di questo tipo? Un singolo film che all'improvviso cambia del tutto stile? Magari c'è chi preferisce la prima parte o la seconda, ma odia l'altra, insomma, un film vittima dell'effetto Vivo, un film che senza cambiare cast o regia, non un film a episodi che cambia dall'inizio alla fine, ma parlo proprio di un film che ti aveva promesso di essere una cosa, e lo è stato, ed ha continuato, ma che poi ha svoltato all'improvviso, diventando ciò che non era, e fino alla fine della proiezione ti terrai questo nuovo film che, se non ti piace, sono affari tuoi. Io sono rimasto ferito da questo film. Perché mi aveva conquistato e poi mi ha tradito. Non è l'unico effetto che abbiamo teorizzato, quindi ditemi, siete curiosi di conoscere qualche altro effetto che abbiamo teorizzato? Conoscete dei film che hanno questa cosa di Vivo? Perché non saprei nemmeno io come descriverla, per questo abbiamo inventato un termine per questo, e se volete potete iniziare a utilizzarlo anche voi, l'effetto Vivo.